festeggia il nuovo anno con il cenone di San Silvestro, firmato Belsito Hotel Le Due Torri, 0825 670001. alunni in campo, non solo, anche genitori, docenti, anche la preside in prima linea per questa manifestazione dedicata a Natale. I fondi saranno devoluti per beneficenza, in primis alle popolazioni terremotate dei centri colpiti dal sisma, ma ci sarà una mano tesa anche per i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale Moscati. Sì, in particolare i bambini della scuola primaria hanno, attraverso i loro prodotti che hanno creato per Natale, i mercatini che hanno messo in campo, hanno voluto far sentire la loro vicinanza e dare un sorriso a quei bambini che magari la scuola non la possono frequentare in questo periodo, e soprattutto per una nota di augurio, di speranza, affinché possano essere di nuovo anche nelle classi, nelle scuole, ma anche un'attenzione a chi nella nostra città ha grande difficoltà, in primis alla mensa dei poveri. Infatti i ragazzi della scuola superiore hanno raccolto, attraverso una tombolata, una somma, ma anche dei viveri, insomma, e questa mattina si sono recato con la loro docente di religione, la docente favorito, si sono recati alla mensa dei poveri a portare il loro sorriso, il loro augurio, il loro buon Natale. Un'iniziativa, una manifestazione ricca di sorprese. Ho sentito i ragazzi cantare in coro, ma ci sono anche degli stand con dei piccoli laboratori artigianali. Sì, è un modo anche questo per misurare le, diciamo, le competenze, di fare delle attività in situazioni, perché noi abbiamo qui una molteplicità di potenzialità degli alunni messi in campo, sia nell'ambito artistico, dove abbiamo ascoltato delle belle voci, ma anche nell'ambito di un laboratorio artistico, dove hanno prodotto degli oggetti che i ragazzi, insomma, hanno offerto alle famiglie, al pubblico, raccogliendo delle somme da offrire a chi è meno fortunato di noi.